Da più di 5.000 anni, gente dai visi sorridenti occupa una terra chiamata Cina. 1 miliardo di persone vive entro i suoi confini. È la più grande popolazione del pianeta. In pratica, una persona su 5 è cinese. In tutto questo lungo periodo, i cinesi hanno lavorato la terra, cresciuto famiglie, costruito città e fatto grandi scoperte e invenzioni. Una civiltà in continua crescita. Essi parlavano di se stessi come degli abitanti del Medio Regno, il centro dell'universo. Non sentivano la necessità di guardare altrove per scoprire il mondo esterno. E per il mondo esterno, quello cinese rimase un enigma, un mistero. Nel recente passato, uno squarcio nel velo che nascondeva la Cina ha spalancato una porta. Ora il resto del mondo può vedere con i propri occhi come vivono oggi i discendenti dei costruttori della Grande Muraglia. Come è possibile che un paese così vasto e vario come la Cina non si sia mai frazionato in stati indipendenti come è avvenuto per l'Europa? La prima ragione è data dalla cultura, la colla invisibile che cementa un popolo e crea il senso del chi siamo, dell'essere cinese. Queste persone stanno compiendo un rituale che si ripete da più di 3.000 anni. Salgono al monte Taishan, la montagna più sacra della Cina, ad offrire preghiere per i loro antenati. Confucio salì i 6.000 scalini che conducono alla cima ed esclamò: «Il mondo è piccolo». Sulla stessa cima, Mao Zedong disse: «L'Oriente è rosso». Il tempio taoista sulla sommità della montagna è il simbolo non tanto di una fede religiosa, quanto senso dell'essere cinese che trascende tutte le effimere sovrastrutture del potere politico e della religione. Negli anni della rivoluzione culturale, le guardie rosse tentarono di cancellare molte delle manifestazioni tangibili del passato, che ora vengono ricostruite, ma non riuscirono a distruggere il legame culturale con gli antenati cinesi che dicevano: «Tutto deve compiere un cerchio completo». L'altra ragione per cui la Cina è sopravvissuta come un'unica civiltà è data dalla sua geografia. La Cina, infatti, è pressoché impenetrabile dall'esterno. L'oceano ad est ed il deserto e le montagne a nord e a sud-ovest costituiscono da sempre una barriera naturale contro l'invasione e l'influenza straniera. Tuttavia, quasi nessun'altra nazione oggi ha un confine così vario e forse così precario. La Cina fa parte dell'Asia, confina a sud con il Vietnam, il Laos e la Birmania.
Il Vietnam è un nemico storico della Cina che nel XV secolo lo occupò. Oggi i due paesi sono coinvolti in continue scaramucce lungo i confini. A sud-ovest, l'India e la Cina sono impegnate da sempre in guerre territoriali. E il Nepal e il Bhutan sono stati fratelli della provincia autonoma cinese del Tibet, che reclama la propria indipendenza. La maggiore minaccia alla Cina viene dal nord, e cioè dall'Unione Sovietica, un tempo fedele alleato comunista. La Cina è inoltre fortemente chiusa verso i suoi vicini ad est, la Corea e il Giappone. Benché i tre paesi abbiano culture, religioni e tradizioni affini, i loro governi hanno assunto per lo più posizioni ostili l'uno verso l'altro. Infine c'è Taiwan, l'isola ad est del paese nella quale Chiang Kai-shek nel 1949 condusse il suo esercito sconfitto. La Cina ne reclama la sovranità, ma fino ad ora non è ricorsa ad un intervento militare per impossessarsene. La nostra storia ha enfatizzato il contatto del mondo occidentale con la Cina. In realtà, la cultura cinese si è essenzialmente sviluppata nell'isolamento dal resto del mondo. Questo sviluppo ha preso l'avvio nella fertile piana dello Yangtze e del fiume Giallo. Le genti che si insediarono lungo questi due grandi bacini fluviali erano chiamate cinesi Han. I cinesi Han appartengono alla razza conosciuta come mongolica. Questo gruppo razziale comprende anche i giapponesi, i coreani, gli eschimesi e gli indiani d'America. Hanno capelli neri, visi piuttosto piatti, occhi a mandorla e pelle giallastra. Le varianti all'interno di questa classificazione sono infinite. La caratteristica della statura bassa, ad esempio, è solo relativamente recente e non sembra destinata a perdurare in futuro. È stato ampiamente dimostrato che il progenitore dell'uomo mongolico, l'uomo di Pechino, viveva nelle valli fluviali orientali della Cina già 500.000 anni fa. E qualcosa della sua cultura è giunta fino a noi. Queste terrazze presero forma in quel lontano periodo. Nel periodo neolitico, 6.000 anni fa, si sviluppò la cultura Yang Shao, che diede quindi origine alla civiltà cinese. Nell'interessante località di Banpo, nei pressi di Xiyan, si estendeva un villaggio neolitico. Le case erano parzialmente costruite sottoterra. La popolazione di questo insediamento si dedicava all'agricoltura, alla pesca e alla caccia. Gli adulti venivano seppelliti in tombe individuali, mentre i bambini venivano deposti in grandi urne funerarie. Le forme e le linee dei vasi mostrano già il particolare gusto estetico cinese. La storia cinese ebbe inizio intorno al 2200 a.C. con la formazione della dinastia Xia. Il tempio della grande oca selvaggia venne costruito nel 648 d.C. dal terzo imperatore della dinastia Tang. Ogni dinastia lasciò moltissimi tesori archeologici nascosti nel sottosuolo ed oggi si procede ad accurati scavi, strato dopo strato, per riportarli alla luce. È stato detto che in Cina è sufficiente scavare per essere certi di fare una scoperta degna di significato. È in questo modo che alcuni agricoltori riportarono alla luce il famoso cimitero dei cavalli nei pressi della foce del fiume Giallo. Hoi Jing fu un imperatore della dinastia Zhou, vissuto intorno al 500 a.C. Tassando pesantemente i contadini, riuscì ad accumulare una tale ricchezza e un tale potere da arrivare a far seppellire vivi 600 cavalli per celebrare la propria morte. Poco tempo dopo questo episodio, la dinastia Zhou cominciò il suo declino.
I cinesi hanno sempre avuto una visione ciclica della storia, in particolar modo per quel che riguarda l'avvicendarsi delle dinastie. La disfatta degli imperatori Zhou era giustificata da un concetto chiamato ordine del cielo. La dinastia Zhou, con il suo comportamento crudele e corrotto, aveva spezzato l'armonia con il cielo e la terra. Di conseguenza, disastri naturali avrebbero ben presto segnato la sua caduta e il cielo avrebbe favorito il passaggio dell'autorità ad una nuova dinastia. In questo modo, la storia cinese si sviluppò in modo ciclico, scandita da una serie di ascese e declini dinastici. Quando aveva inizio una nuova dinastia, i governanti erano onesti e i tempi prosperi, ma alla fine, come accadde per la dinastia Zhou, si indebolivano e venivano quindi spodestati. Questa sorta di immobilismo contrasta fortemente con le idee occidentali del progresso storico e del continuo miglioramento. Ogni dinastia lasciò numerose testimonianze del proprio periodo di regno. La più maestosa è forse la città proibita della dinastia Ming. Situata nel cuore di Pechino, forma uno dei complessi monumentali antichi più belli del paese. Passeggiando in quella che è diventata una delle maggiori attrazioni turistiche della Cina, è facile immaginare la vita degli antichi imperatori. Quello che sembra incredibile è che riuscissero a governare un paese così vasto quasi senza spostarsi. Forse perché la Cina ha sempre creduto di essere il centro dell'universo, non ha mai sentito la reale necessità di sviluppare una classe mercantile. Non sviluppò nemmeno una vera classe militare, come accadde in Giappone, né una classe ecclesiastica. In compenso, sviluppò una potente classe burocratica, quella dei famosi mandarini. La buona gestione dello Stato era di primaria importanza per la Cina ed era la base sulla quale venivano giudicati gli imperatori. La città proibita, che per più di 500 anni fu vietata ai cinesi comuni, conta più di 9.000 stanze ed è così grande ed autosufficiente che molti imperatori non lasciarono mai le sue mura. Inutile dire che questa segregazione, anche se in una prigione dorata, non rendeva certo più piacevole il loro già gravoso compito. La città proibita, che esercita su tutti, cinesi e non, un enorme fascino, sopravvisse alle distruzioni degli anni della rivoluzione culturale ed è una delle più grandi meraviglie del mondo. Oggi porta i segni dell'attuale governo cinese e, per una sorta di ironia del destino, la gigantografia di Mao, che domina la piazza Tiananmen nel centro di Pechino, è appesa proprio all'entrata della città proibita, ultimo simbolo della Cina imperiale. La piazza Tiananmen, al centro della quale si staglia il monumento agli eroi del popolo, è addirittura più grande della piazza rossa a Mosca. È teatro delle grandi feste nazionali ed è il centro politico del paese, ma è anche un punto d'incontro per i pechinesi e il luogo dove far volare aquiloni simili ad uccelli. Il Partito Comunista, al governo dal 1949 e che raccoglie quasi il 4,5% della popolazione tra i suoi membri, sembra aver rotto con il passato. Sembra aver rotto con l'ordine del cielo. Tuttavia, una più ampia prospettiva storica può rivelare che l'antico disegno ciclico di ascesa e declino è sopravvissuto e che la caratteristica essenziale della cultura cinese non è cambiata. Sono tre le differenze di base di cui bisogna tener conto in una visione d'insieme della Cina. La prima è quella fra la campagna e la città. La Cina è da sempre una società prevalentemente agricola. Ancora oggi l'80% della popolazione trae il proprio sostentamento dalla terra. Quindi il divario tra popolazione agricola ed urbana è fortissimo. Inoltre, la maggior parte della ricchezza, se così si può chiamare, è concentrata nelle campagne e lo sarà ancora a lungo, dato che il governo controlla il flusso delle persone all'interno delle città. Naturalmente, la Cina ha anche delle grandi città. Pechino e Shenyang, le antiche capitali a nord. Chengdu e Canton a sud. E Shanghai, con il suo grande porto marittimo, ad est.
Le città cinesi sono, per certi versi, lontane dagli standard del mondo occidentale, ma sono comunque i centri della cultura e del governo. Sono affascinanti e decisamente affollate. La seconda differenza è tra le terre coltivabili e non coltivabili. La Cina è un paese molto montuoso. L'Himalaya, ad ovest, è magnifico, ma sterile. Il volo aereo da Chengdu a Lhasa, capitale del Tibet, offre uno dei più spettacolari panorami del mondo. Più ad est, le montagne sono meno aspre, ma l'agricoltura è ancora difficile, se non impossibile. Per comprendere meglio quale sia l'impatto delle montagne sulla distribuzione della popolazione cinese, basta pensare che, anche escludendo il Tibet e la Mongolia interna, la densità della popolazione in tutta la Cina è di 110 persone per chilometro quadrato, quasi la stessa degli stati dei Grandi Laghi in America. Allontanandoci dalle montagne e avvicinandoci alle terre coltivabili, la densità della popolazione aumenta a circa 1100 persone per chilometro quadrato. In poche parole, l'80% della popolazione vive su un terzo del territorio. I vasti deserti del nord, che comprendono gran parte dello Xinjiang e della Mongolia interna, sono abitati da tribù nomadi. Le montagne a sud e ad ovest sono aspre e consentono solo terrazzamenti minimi per le colture. La maggior parte della popolazione vive nella vasta area verde intorno ai grandi bacini fluviali, la più importante terra coltivabile. L'ultima grande differenza è tra il nord e il sud. Il paese può essere approssimativamente diviso da questa riga bianca. I cinesi dicono che è abbastanza facile dire da dove venga un loro connazionale, prima di tutto per via della lingua, ma anche per il suo aspetto. Secondo i cinesi stessi, la gente del nord è diversa nel carattere e nell'aspetto fisico da quella del sud. I cinesi del nord sono più alti, hanno nasi più lunghi e generalmente hanno un carattere più riservato. Sono più disciplinati e forse sono anche un po' più colti. Chi visita la Cina si accorgerà che le piccole città del nord hanno meno familiarità con i costumi occidentali e che la gente è più restia ad aprirsi rispetto a quella del sud. Gli occidentali sono comunque motivo di grande curiosità da parte di tutti i cinesi. Il nord è anche l'area delle grandi coltivazioni cerealicole. Il clima del nord della Cina è simile a quello del nord Europa e delle grandi pianure degli Stati Uniti e del Canada, ed è l'ideale per la coltivazione di cereali, in particolare del frumento. Una sorprendente caratteristica dell'agricoltura cinese è che ogni centimetro quadrato di terreno coltivabile viene utilizzato. È difficile immaginare con quanta meticolosità i cinesi sfruttino la terra, ed è ancora più incredibile il fatto che facciano quasi tutto senza l'aiuto di macchinari. Viaggiando attraverso la campagna, si vedono solo campi senza fine popolati letteralmente da milioni di lavoratori che seminano, diserbano e raccolgono. I residenti nelle aree rurali vivono in villaggi anche di 1000 o 2000 abitanti. Sono raggruppati per lo più in grandi unità familiari e lavorano insieme nei campi con i loro animali e i loro attrezzi. La famiglia è la più importante unità sociale cinese. Il sud è semitropicale. Il clima è caldo e umido, la vegetazione rigogliosa. È la Cina dell'incanto e della poesia.
Il Sud ha da sempre i maggiori contatti con l'Occidente. Shanghai è la più grande e la più cosmopolita delle città cinesi. Canton è la città più vicina a Hong Kong. Chengdu, nella provincia di Sichuan, risente ancora di una leggera influenza occidentale che caratterizza le città del sud della Cina. È situata nei pressi della zona nella quale vivono i panda. I suoi abitanti sono più simili nell'aspetto a quelli meridionali. Nel sud le città appaiono più animate, i mercati più coloriti, il cibo più esotico e ricchissimo di leccornie, tra le quali la coda di maiale. Si dice che i cinesi del sud abbiano un carattere più espansivo. Il sud è sempre stato focolaio di rivoluzioni e innovazioni. Non deve sorprendere il fatto che Mao venga proprio dal sud. I cinesi che si sono trasferiti nel resto del mondo provengono per la maggior parte dal sud del paese. I cinesi meridionali sono molto cordiali con gli occidentali, chiamati quelli dal naso lungo, che qui possono trovare buone sistemazioni alberghiere ed un efficiente servizio di trasporti tra le grandi città. Amministrativamente, la Cina è divisa in 21 province e 5 regioni autonome. Fra queste, la più interessante è forse il Tibet. Il Tibet, ritenuto da molti lo Shangri-La, custodisce 1300 anni di antica cultura buddista. Nessun altro luogo al mondo è più ricco di fascino e di mistero. È chiamato anche il tetto del mondo. Nessun altro luogo è più remoto e più difficile da raggiungere. Il Tibet ha poco meno di 1 milione di abitanti ed è difficile credere che chi vive in questo aspro paese montuoso si trovi ad un'altezza di almeno 4.500 metri sopra il livello del mare. I tibetani hanno un'origine incerta. Appartengono alla razza mongolica, ma hanno un aspetto decisamente diverso da quello dei cinesi Han. Sono persone cordiali e calorose. La loro storia documentata ha inizio già nel VII secolo d.C. Se si esclude un breve periodo di espansione militare, il Tibet è sempre rimasto pressoché isolato dal resto del mondo e ha preservato la propria particolare cultura, basata sul buddismo. Dopo il successo di Mao e della rivoluzione comunista, il Tibet si ritrovò sbalzato di colpo nel XX secolo.
Questo quartetto d'archi si sta esibendo nella piazza di Lhasa sotto gli sguardi incuriositi dei tibetani. I loro padri non hanno mai visto un uomo bianco. Oggi, invece, essi cominciano timidamente a conoscere la cultura occidentale. L'odioso controllo politico cinese, il discutibile atteggiamento filocinese dell'ultimo Panchen Lama, hanno ormai trascinato il Tibet sull'orlo della guerra con la Cina. La situazione tibetana ha sollevato i problemi dei diritti umani ed ha spinto l'ex presidente statunitense Carter ad effettuare una missione esplorativa. Delle migliaia di monasteri che operavano un tempo, oggi ne rimangono a malapena una ventina. Però si incomincia a vedere qualche segnale di cambiamento. Questa statua di Buddha, appena restaurata, sta per essere portata da Lhasa ad un remoto monastero. È la prova che la Cina sta sperimentando una nuova libertà religiosa. Sotto molti aspetti, il Tibet non è cambiato affatto. Lungo le valli sono situati piccoli villaggi di circa un centinaio di abitanti che vivono in case di pietra e mattoni di fango vecchie di secoli. Non c'è elettricità o acqua corrente. Sopra i tetti di tutte le case sventolano le bandierine votive, simboli della forte fede buddista di questa gente. All'interno del villaggio la vita scorre come sempre. L'orzo di montagna, base della dieta tibetana, viene ancora tostato e cotto all'aperto su un fuoco di sterco di yak. Lhasa è la capitale del Tibet ed è un passaggio obbligato per i viaggiatori stranieri. Uno dei più bei tesori di Lhasa è il palazzo di Potala, un tempo dimora del Dalai Lama. Gli stranieri possono visitare il Tibet solo in gruppi organizzati. È un viaggio bellissimo, ma piuttosto difficile. Il più sacro e più antico tempio buddista è quello di Jokhang, nel cuore della Lhasa antica. Venne costruito nel VII secolo d.C. Nel tempio sono custoditi i sacri reliquiari di molti monaci buddisti, protettori dello stato vigile della mente, illuminati da lampade di burro rancido di yak. I visitatori occidentali possono provare disagio, possono sentirsi turbati o illuminati, ma in un modo o nell'altro l'energia emanata dal tempio tocca sempre ognuno in un modo particolare. Thank you.
Ed ecco dietro questa rete l'immagine più sacra e venerata. Sakamuni, l'illuminato. Si dice che questa antica statua contenga le reliquie di Siddhartha, il Buddha. Il buddismo si è sviluppato in Tibet più di 1000 anni fa ed è stato trasmesso dai maestri ai discepoli in una ininterrotta discendenza. Figura caratteristica del buddismo tibetano è il Tulku, o maestro reincarnato, che tiene vivi i molti insegnamenti del Buddha, uno dei quali è che una persona è fondamentalmente buona e può sviluppare la pietà per tutti gli esseri viventi. Oggi solo qualche centinaio di monaci celebra gli antichi rituali che un tempo erano praticati da centinaia di migliaia di tibetani. È interessante notare che il buddismo penetrò in Cina più di 700 anni prima che in Tibet, dove trovò fertile terreno. Come per molte cose, la Cina ha dato importanti contributi alle filosofie e alle religioni di tutto il mondo. La provincia di Shandong, al lato opposto della Cina rispetto al Tibet, è il paese natale di Confucio e la dimora di alcuni dei più sacri templi taoisti. La montagna dei mille Buddha, nei pressi di Jinan, è un monastero taoista. Come molti templi e reliquie, fu anch'esso gravemente danneggiato durante la rivoluzione culturale ed è ora oggetto di lavori di restauro. Anche se è ancora parzialmente inagibile, i visitatori sentono emanare una straordinaria energia dalla montagna dei mille Buddha. Il taoismo è la via per l'armonia con l'universo. La sua filosofia è di non combattere contro la natura, ma di unirsi ad essa. Il taoismo è una forma di pensiero che ebbe un grosso impatto sul buddismo zen e sulle arti marziali. Il confucianesimo, invece, che pure ricerca la stessa verità, sostiene che l'uomo può essere buono e raggiungere la perfezione solo seguendo uno stretto codice morale. Il confucianesimo è la pietra angolare della civiltà cinese. Le opere spirituali del taoismo e del confucianesimo sono poco conosciute dagli occidentali, mentre lo sono le espressioni artistiche cinesi. Questa rappresentazione è un'esatta riproduzione di una danza di corte della dinastia Tang. Tra il 700 e l'800 d.C., la civiltà cinese conobbe una eccezionale fioritura. La creazione di ceramiche raffinate e del cloisonné si sviluppò come forma d'arte proprio in questo periodo. In tutte le città della Cina si può assistere direttamente nelle fabbriche alla lavorazione di magnifici oggetti artistici. Questa fabbrica di cloisonné si trova a Pechino, mentre questa fabbrica di figurine votive e statue è a Xi'an. Le caratteristiche più evidenti della porcellana cinese sono la brillantezza dei colori e l'attenzione dedicata al dettaglio. Ma di grande valore estetico sono anche le linee raffinate, le curve e le proporzioni equilibrate.
Uno dei posti più insoliti dove trovare alcuni dei più begli esempi di ceramiche cinesi è in cima ai tetti. Bellissime statuette, dalle forme bizzarre, si stagliano infatti in cima agli antichi tetti ricurvi dei palazzi della città proibita, ad esempio, o del monte Taishan. Il sunto dell'arte classica cinese è la pittura a pennello. Queste pitture essenziali ed elegantissime sono espressioni di una difficile disciplina e spesso venivano usate per decorare le carte da parati. Le pitture e le porcellane, meglio se antiche, sono i pezzi più ricercati dai turisti. La dinastia Tang segnò anche uno dei periodi più interessanti della grande poesia cinese. Uno dei maggiori poeti di quel tempo è stato Tu Fu. La sua dimora sorge ancora ai margini di Chengdu. Ecco cosa scrisse il poeta della sua casa. La mia casa è costruita oltre le mura cittadine. Il tetto è intrecciato di paglia, accanto le scorre il fiume. Lungo sentieri familiari, circondati da verdi campi, gli ontani nascondono il sole, le loro foglie cantano nel vento. I bambù, velati dalla nebbia, stillano rugiada sulle chiome. Lasciate che la taccola e i suoi piccoli trovino qui il loro rifugio e che le garrule rondini abbiano qui il loro nido per farvi ritorno ogni anno. Se qualcuno la scambierà per la casa di un grande studioso, non sarò io a spiegargli il perché. La letteratura di questo periodo è fra le più ricche del mondo. Questa è la Cina antica, la Cina che i comunisti tentarono di cancellare, secondo un folle disegno, negli anni fra il 1966 e il 76, gli anni della rivoluzione culturale. Da allora la Cina sta marciando ad un ritmo diverso, teso alla modernizzazione. Grazie ad un cambiamento di tendenza, i cinesi sono orientati a diventare presto una grande nazione moderna. Il loro traguardo ora è quello di raggiungere la modernizzazione nel modo migliore e più rapido rispetto alle altre nazioni del terzo mondo. Anno dopo anno i cambiamenti sono sempre più evidenti. Un segnale di questa nuova tendenza è dato dall'esplosione dell'edilizia. Sembra che il 90% delle gru usate per costruzioni edili nel mondo sia attualmente impegnato in Cina. Sebbene il processo di modernizzazione avrà bisogno di tempo per arrivare alla sua conclusione, i cinesi sono fortemente impegnati a raggiungere nel minor tempo possibile alcuni traguardi considerati prioritari. Che tutti abbiano una casa, che nessuno debba patire la fame e che tutti possano ricevere un'educazione di qualità. Per comprendere come una nazione di 1 miliardo di abitanti possa raggiungere traguardi così ambiziosi in un brevissimo periodo, bisogna tener conto del particolare senso di partecipazione ad un progetto che accomuna tutto il popolo cinese. I volti sorridenti di questi scolari non mostrano affatto l'aria malinconica di tanti bambini di altri paesi comunisti, ma l'entusiasmo di un popolo che crede nel futuro. La modernizzazione cinese ha molte sfaccettature. Nelle aree rurali ha avuto inizio poco prima della morte di Mao, avvenuta nel 1976. Haixi è un villaggio rurale del nord-est della Cina. Circa 1500 persone vivono in queste case dai caratteristici piccoli cortili. Questo villaggio è simile ad 1 milione di altri in Cina. Sotto il vecchio regime comunista, i lavoratori erano inoperosi, erano scarsamente motivati a lavorare e trascorrevano gran parte del tempo nell'ozio. Poi, nel 1982, lo Stato diede la terra che circonda il villaggio agli abitanti di Haixi. Il governo disse che da quel momento sarebbero stati responsabili della loro terra, che una certa quota dei prodotti sarebbe spettata allo Stato, ma che il surplus sarebbe rimasto a loro. Da allora cambiò tutto. La gente si mise al lavoro con un entusiasmo sorprendente. Ora tutti lavorano insieme nei campi. Il surplus viene trasformato in profitto.
Di conseguenza, in tutta la Cina sono nati mercati liberi di prodotti agricoli. Gli agricoltori portano qui i loro raccolti e i loro prodotti per venderli e trarne profitto. Questi mercati hanno avuto un tale successo che ora sta cominciando a nascere una ricca classe agricola. La Cina ha fatto anche un grosso sforzo per rallentare la crescita della popolazione. È noto a tutti che recentemente il governo ha emanato una legge per spingere le coppie ad avere un solo figlio. Pochi, invece, sanno che la Cina ha debellato la maggior parte delle malattie infettive, eccezion fatta per quelle croniche delle vie respiratorie, che sembrano affliggere quasi tutta la popolazione. Non deve sorprendere il fatto che la modernizzazione della Cina, fin dagli stadi iniziali, sia basata sulla risorsa fondamentale del paese, la gente. La gente che lavora. In tutto il paese sono nate da qualche tempo moltissime fabbriche di mattoni per fornire la materia prima al massiccio programma edilizio cinese. Caratteristica del sistema di modernizzazione cinese è la localizzazione degli apparati produttivi. Le fabbriche di mattoni, ad esempio, sorgono in prossimità delle aree da edificare. Inoltre si tende ad utilizzare materiali reperibili sul luogo, in questo caso argilla e carbone, ed è la gente che svolge la maggior parte del lavoro. L'altro lato della medaglia è che il carbone, usato massicciamente come combustibile, produce un inquinamento atmosferico che contribuisce ad aggravare le malattie delle vie respiratorie. Altro importante fattore della rinascita economica della Cina è che mentre in famiglia le donne sono tenute ancora scarsamente in considerazione, nel lavoro non sono seconde a nessuno. Gli stranieri che visitano la Cina rimangono sempre sorpresi dalla quantità di lavoro che viene svolto a mano e soprattutto del fatto che sono proprio le donne ad eseguirlo. I cambiamenti non avvengono altrettanto rapidamente nelle città. Ad ogni modo, basta guardare la gente che affolla i dintorni della quinta strada a Pechino per capire che sono passati i tempi delle monotone uniformi del presidente Mao. Il quesito principale ora non è se, ma quanto velocemente la Cina si volgerà ad un'economia orientata al consumo. Intorno a questa piazza si sta svolgendo una fiera gastronomica. Questo è un altro esempio del nuovo spirito imprenditoriale emergente ed un segnale della ricerca di una qualità e di un gusto che si avvicinino a quelli del palato occidentale. Tuttavia, chi visita la Cina, aspettandosi di trovare gli stessi piatti del ristorantino cinese vicino a casa, rimarrà molto deluso. Con la libera imprenditoria, nelle città si sono anche sviluppati i quartieri degli acquisti. È difficile pensare che nel 1970 tutto ciò era pressoché impossibile. Solo alcuni anni fa, questa era una fabbrica di porcellane come tante altre. Ora gli ultimi servizi da tè, piatti e vasi vengono venduti in liquidazione. Oggi questa fabbrica produce componenti per l'illuminazione e ceramiche ad alta tecnologia. Lo Stato, che possedeva la fabbrica, inviò un gruppo di lavoratori in Inghilterra e in Danimarca ad apprendere i sistemi di produzione. La fabbrica produce già più di 500.000 pezzi all'anno. Il processo produttivo utilizza molta manodopera ed impiega semplici macchinari. A
Attualmente circa il 55% delle vendite viene assorbito dallo Stato ed un altro 15% dalle tasse, mentre il rimanente è profitto della fabbrica. Ma con macchinari migliori e più veloci, il guadagno della fabbrica può aumentare. Il passo più recente è ancora più rivoluzionario. La fabbrica ha introdotto una serie di macchine largamente automatizzate. Se domandate al direttore perché, egli vi risponderà: maggiore efficienza, migliore qualità e io posso guadagnare di più. Questo esempio si sta ripetendo in tutta la Cina. Il paese si è aperto ed è improbabile che possa tornare indietro. Dunque, la porta verso l'Occidente è aperta. Questa evoluzione della politica economica ha portato alla nascita di imprese in partecipazione con capitale occidentale, come ad esempio la costruzione e la gestione di questo hotel Sheraton. Scambi culturali ed una spiccata cordialità fanno parte del modo cinese di condurre gli affari. Gli occidentali, abituati a rapide conclusioni delle trattative, si sono dovuti adeguare ai loro interlocutori cinesi. L'apertura all'Occidente ha segnato anche la nascita e lo sviluppo dell'industria turistica. I viaggi di gruppo sono il modo migliore per visitare il paese e ormai è normale vedere schiere di turisti occidentali riversarsi nelle località di maggiore interesse, come la città proibita o la Grande Muraglia. Fuori dalle maggiori città, la Cina è ancora poco attrezzata per accogliere turisti che viaggiano individualmente. Ad ogni modo, la Cina sta lavorando duramente per migliorarsi. Ad esempio, sta rinnovando la flotta della compagnia di bandiera e ha già rimpiazzato molti vecchi aerei russi con altri più moderni di fabbricazione americana. Inoltre, i cinesi stanno imparando rapidamente le piccole attenzioni che i turisti occidentali si aspettano di trovare. La Cina dispone anche di una buona rete ferroviaria, ma i treni sono utilizzati soprattutto dai cinesi e non corrispondono ancora agli standard occidentali. L'ultima cosa che un turista straniero dovrebbe fare in Cina è noleggiare una macchina e guidare. Le strade cinesi sono una curiosa miscellanea di camion, carri trainati da animali, biciclette ed un infinito assortimento di veicoli a motore di difficile definizione. Il peggio è che ognuno sembra seguire un proprio codice della strada. Noleggiare una bicicletta può essere un modo piacevole di visitare una città. Dal momento che in Cina la criminalità è praticamente inesistente, i turisti possono godere di un senso di sicurezza impossibile in città come New York o Londra. In Cina, la gran parte del movimento turistico è controllato dal governo tramite il China International Travel Service, o CETS, che fornisce le guide, le sistemazioni alberghiere e i servizi di trasporti. Recentemente ha allargato i propri servizi e organizza anche escursioni guidate, come questo giro in barca, lungo il fiume Liyang, nei pressi di Guilin. Guilin, nella Cina meridionale, è considerata una delle più belle città del mondo ed è stata fonte di ispirazione per molti artisti cinesi. In un periodo di tempo incredibilmente breve, la Cina si è trasformata.
passando da arretrato e chiuso paese del terzo mondo a quello che alcuni hanno definito un gigante che si è risvegliato. È difficile dire cosa diventerà il popolo cinese, animato, come ora, dal desiderio di cambiare e di migliorare.